Game over. Amici di Game Over, bentornati al nostro approfondimento sul calcio sardo. Un saluto da Priamo Marrazzu. Questa settimana parliamo di un argomento che sta a cuore a tutte le squadre sarde, dall'eccellenza alla seconda categoria, ma anche a quelle dei tornei giovanili. Stiamo parlando del meccanismo delle promozioni e retrocessioni, playoff e playout per dirla con la terminologia moderna. Insomma, chi sale e chi scende. La formula lanciata l'anno scorso è stata considerata dal comitato regionale convincente, non fosse altro per l'interesse che ha destato fra gli addetti ai lavori e per l'impegno che le società hanno dovuto mettere in campo per evitare di essere invischiate nei playout per tentare la promozione con i playoff. Soprattutto per quelle squadre che proprio grazie ai playoff giocati con le squadre piazzate sia al quartultimo e quintultimo posto nella categoria superiore sono riuscite a ottenere la promozione a loro discapito. Eccellenza 18-16 squadre, tutto dipenderà dalle retrocessioni dell'interregionale. Se le retrocessioni dovessero essere non più di una, si tornerà a 16, altrimenti si resterà a 18. Comunque, qualora dovessero verificarsi successive defezioni di società aventi diritto, società che cioè per qualsiasi voglia motivo rinunciassero alla partecipazione a quel campionato, non verrà ripescata alcuna squadra, pur di riuscire, anche se per una stagione sportiva si dovesse disputare un campionato a 17 squadre, a riportare il campionato a 16, senza quindi dover penalizzare le società con un numero troppo elevato di retrocessioni al campionato di promozione. La formula dei playoff e playout resta pressoché immutata rispetto all'anno scorso, con le ultime tre che retrocedono direttamente, la quartultima e la quintultima ai playout, triangolari finali tra le perdenti e le squadre vincenti, i playoff tra le seconde e le terze del campionato inferiore per assegnare gli ultimi posti. La novità riguarda la seconda categoria, dove l'ultima retrocederà direttamente. L'undicesima e la dodicesima disputeranno uno spareggio in casa della meglio piazzata per designare l'altra squadra retrocessa in terza categoria. Come funziona nei campionati giovanili regionali juniores allievi giovanissimi? Ecco i meccanismi di accesso alle finali regionali e di retrocessione nei campionati provinciali. La novità riguarda innanzitutto il campionato juniores, dove saranno due e non più una le squadre ammesse alle finali per il titolo sardo, mentre le ultime due retrocederanno direttamente nei campionati provinciali. I quarti di finale sono in programma il 9 di aprile, turno secco nel campo della prima in classifica. Le semifinali il 16 e il 30 aprile, la finale il 7 maggio in campo neutro. Confermata la formula negli allievi dei giovanissimi, le prime di ciascun girone accedono direttamente ai quarti, dove affronteranno le vincenti delle gare uniche nel campo della meglio classificata tra seconda e terza, in programma il 10 e il 17 aprile. Per i playout stesso meccanismo, l'ultima retrocede direttamente. La decima contro la tredicesima, l'undicesima contro la dodicesima, in gare di andata e ritorno. Gli spareggi non si giocheranno se il distacco tra le squadre in classifica sarà superiore a 8 punti. In caso di parità, di gol si salva chi occupa la posizione migliore in campionato. In caso invece di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione, quindi l'eventuale salvezza o promozione, sarà segnata mediante uno spareggio da effettuarsi sulla base di una gara unica in campo neutro. Se invece a pari punti dovessero risultare 3 o più squadre, si farà il calcolo di punti ottenuti negli scontri diretti, la cosiddetta classifica avulsa. Proviamo ora a fare una simulazione con la classifica attuale, quando mancano alcune giornate alla fine dei vari campionati. Cominciamo dal campionato di eccellenza. Il progetto Sant'Elia sarebbe promosso in Serie D. Muravera, Valledoria, Torres, Fertilia, gli accoppiamenti dei playoff. Quindi Santa Elena, Ghilarza e Sant'Edoro retrocesse direttamente nel campionato di promozione. Tortolia e la perdente dello spareggio tra Olbia e Castelsardo, attualmente a pari punti, giocherebbero i playout. Nel campionato di promozione, Fonni promosso in eccellenza, La Palma, Alghero, Quarto 2000, Porto Corallo, Usinese, questi gli accoppiamenti dei playoff. Malaspina, Monte Alma e Itili retrocesse direttamente nel campionato di prima categoria. Nei playout invece ci andranno la perdente dello spareggio tra Borore e Corrasi, attualmente appaiata in classifica, contro il Codrongianos. Il
campionato di prima categoria, Bittese e Football Olbia sarebbero promosse in promozione, Posada Sassari e Siniscolo Stieresi gli accoppiamenti dei playoff. Per quanto riguarda invece i play-out, la perdente dell'eventuale spareggio tra Brunellese e Orani, attualmente appaiata in classifica, e Lulese e Voda retrocederebbero in seconda categoria, così come Buduso, Ardare e Funtana Liras nel girone D. La stessa perdente tra Brunellese e Orani farebbe uno spareggio con il Bonorva per i play-out, mentre l'altro spareggio sarebbe tra Stintino e Monterla. In seconda categoria Palmas, Montalbo, La Corte e Luogosanto promosse direttamente in prima categoria. Atletico Cabras, Ollolai, Union 22, Burgos, Sprint, Romange, Golfo Aranci, Campanedda, gli accoppiamenti dei vari gironi. A retrocedere invece in terza categoria sarebbero le ultime in classifica, e invece le penultime e le terzultime farebbero uno spareggio per designare l'altra squadra retrocessa. Per quanto riguarda invece le giovanili, campionato juniores, quarti di finale vedrebbero in campo Nuorese Fertilia e Usinese Macomer, partita secca nel campo della prima in classifica, retrocesse direttamente in campionati provinciali senza nessun meccanismo di play-out, Lanusei, Il Bono, Tempio e Ittiri. Campionato allievi invece nei quarti finali il Budoni se la vedrebbe contro la vincente tra Orani e Mercede, partita secca, mentre la Monserrato contro la vincente tra Fertilia e San Paolo. Retrocesse invece nel campionato provinciale Santupredu, Turritana e Castelsardo. Per quanto riguarda invece i play-out, si giocherebbero Arzachena, Taloro, Oristano, Corrasi e Quartieri riuniti Calmedia. Per quanto riguarda invece il campionato giovanissimi regionali, in questo caso avremo i seguenti accoppiamenti: Budoni contro la vincente tra Purieforti e Fertilia, Torres 2000 contro la vincente tra Città di Ittiri e Ghilarza, retrocesse nei provinciali Porto Rotondo Atletico nel girone C e Sacra Famiglia Euschidese nel girone D. Per quanto riguarda invece le gare di play-out, per designare l'ultimo posto nei provinciali, spareggi, play-out, Oristano, Lanusei e Turritana, Quartieri riuniti. Benissimo, Game Over finisce qui, speriamo di avervi aiutato a capire meglio il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ciao! Game over.